Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Elettra Lamborghini e il suo compagno, Afrojack, hanno sfiorato un tragico incidente aereo, vivendo attimi di puro e autentico terrore. La cantante ha raccontato ai suoi fan tramite delle storie Instagram la dinamica dell'accaduto, che solo a leggerla lascia tutti senza fiato. Siamo stati davvero fortunati, esordisce così Elettra Lamborghini per raccontare la tragedia sfiorata. Ed è stata proprio la fortuna a permetterle di essere in questo. La coppia, lei e Afrojack, infatti, ha vissuto momenti interminabili di puro terrore mentre si trovava a bordo di un jet privato. I due pensavano di non mettere mai più i piedi a terra. Elettra Lamborghini, il pilota, inizia ad urlare: i freni non funzionano. Il jet privato su cui erano a bordo ha dovuto fare un pericolosissimo atterraggio di emergenza per un guasto ai freni e, per miracolo, i due sono riusciti a sopravvivere. Il racconto è angosciante e mette i brividi, ma Elettra ha deciso con coraggio di condividerlo con i suoi seguaci. Vediamo quali sono state le sue parole. Siamo stati davvero fortunati, spiega Elettra ai suoi fan. Meno l'inizio del volo è stato pieno di turbulenze, ma tutto ok. Metà del viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli. Dopo questa breve introduzione, Elettra entra nei dettagli del racconto, che ha lasciato tutti i followers senza fiato. La storia è da brividi. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare: i freni non funzionano, racconta. Si può ancora notare il terrore negli occhi di Elettra mentre ricorda la tragedia sfiorata. Si può intuire facilmente quanto sia difficile per lei fare un passo indietro con la mente e tornare a quel momento. Ci schiantiamo nell'erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato. La cantante è senza parole e conclude il suo racconto dicendo: non trovo ancora le parole. Infine, la cantante ha ringraziato e mostrato tutta la sua gratitudine nei confronti dei piloti che hanno fatto un ottimo lavoro e gli hanno salvato la vita. È solo grazie al caso e alla bravura dei piloti che il jet privato su cui si trovavano a bordo non si sia ribaltato. Insomma, è stata una vera e propria tragedia sfiorata. Ora, però, Elettra Lamborghini può tirare un sospiro di sollievo perché per fortuna può appoggiare ancora i piedi per terra. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.